L'acqua, da millenni una potenza della natura. Dal XX secolo l'uomo ha cercato di sfruttare la sua forza per ricavarne energia elettrica, creando sbarramenti ed innalzando dighe. A questo proposito sentiamo la testimonianza di Federico Malignani sulla diga di Crosis. La diga di Crosis nasce all'inizio del XX secolo, fra il 1900 e il 1902-3, quando in Friuli la società si sta trasformando da rurale a industriale e quindi maggiore è la richiesta di energia elettrica. Lo scopo dell'edificazione della diga è la creazione di un sistema di tranvia cittadina. Una novità, perché non è solo un servizio tranviario cittadino, ma è una sorta di metropolitana di superficie, come si dice oggi, che raggiunge anche i paesi che circondano la città, collegandoli al centro e quindi rendendo più facile la comunicazione fra la città e il suo hinterland. La costruzione della diga si avvale di tutta l'esperienza di Arturo Malignani nell'impiego di cementi, cementi armati, cementi ad alta resistenza che lui stesso ha contribuito a sviluppare attraverso i suoi esperimenti. Ne nasce una delle prime dighe al mondo a doppio arco parabolico con superficie convessa a monte. Sicuramente oggi ci sono tante dighe molto più grandi della diga di Crosis, ma questa è abbastanza particolare, perché è una diga che scompare nel suo panorama e sembra quasi farne parte, assume quasi un aspetto magico, e questo anche grazie al fatto che Arturo Malignani optò per una scelta decisamente antieconomica, e cioè quella di rivestirla in pietra locale, come a volerla fare sparire. Tuttavia, mentre è in costruzione, viene acquistata dal cascamificio di Bulfons, vicino a Tarcento, che si era interessato subito all'acquisto di questo manufatto, perché essendo una realtà industriale abbastanza grossa per l'epoca, aveva bisogno di energia per la sua produzione. Arturo Malignani la vende immediatamente e provvede a costruire un nuovo sbarramento, più piccolo ma più potente, a nord della diga, in località Vedronza, sempre sul torrente Torre. Tra l'altro, la scelta di un torrente invece che di un fiume era quasi una scelta obbligata. In questa terra i fiumi sono pochi e quindi ci sono molti corsi d'acqua a carattere torrentizio, che però grazie alla grande abbondanza di precipitazioni forniscono acqua quasi sempre. La diga di Crosis sopravvive tuttora, mentre l'impianto di Vedronza è stato distrutto dal terremoto. Tra l'altro, il fatto che la diga sia ancora oggi intatta dopo due guerre mondiali e il disastroso terremoto del 1976, che nella zona fece moltissimi danni, è un riconoscimento a chi la ideò, ma anche a chi la costruì. Però voglio sempre pensare che in fondo la diga di Crosis sia stata voluta così perché chi l'aveva creata, mio bisnonno, era un amante della natura. Se in un futuro non lontano le nostre attuali fonti di energia non fossero più sufficienti, saranno questi gli esempi di energia da prendere a modello. Il passato non va messo da parte, ma va preso come esempio per le generazioni future. E dobbiamo ricordarci che l'energia più grande che abbiamo è la natura stessa. Thank you.